A Roma l'incontro sull'ex Ilva tra i segretari dei metalmeccanici, ministri Urso, Fitto, Calderone e il sottosegretario Mantovano. La questione è delicatissima, si discute del futuro del siderurgico più grande d'Europa, che in termini di lavoro vuol dire migliaia di famiglie coinvolte tra diretti e indiretti. Per i sindacati l'unica strada possibile è la nazionalizzazione. Devono dirci effettivamente cosa sosterranno giorno 22. All'assemblea dei soci, e non può essere quello che noi abbiamo sostenuto fino adesso, cioè quello di risalita all'interno del CDA, prendere il controllo dell'azienda, utilizzare tutti gli strumenti necessari in questo momento qui a far terminare questo problema che esiste con i pagamenti, la sofferenza dei lavoratori del sistema degli appalti, i lavoratori degli stessi impianti, la sicurezza. C'è una situazione degli impianti drammatica, una condizione di rischio per la salute e la sicurezza delle persone, e visto che ArcelorMittal ha deciso di non investire negli impianti italiani, è del tutto evidente che il governo deve salire in maggioranza, gestire l'azienda e con noi negoziare poi dopo il ragionamento rispetto alla salita produttiva e al processo di acciaio verde di cui tutti e il nostro paese ha bisogno. Ma oggi comincia il percorso per il salvataggio dell'IVA, perché di questo stiamo parlando. Le condizioni, come sapete tutti, del siderurgico, del gruppo e dello stabilimento di Taranto in particolare sono gravi, si rischia che non ci siano i soldi per pagare il gas, non si stanno pagando gli appalti, ci sono 3.000 persone che passeranno un Natale senza tredicesima, la situazione finanziaria è gravissima. Non sono mancate le contestazioni a chi ha raggiunto i lavoratori come l'ex ministro Orlando e il parlamentare Ionico Pagano. È bello venire tu! Lei ha fatto il ministro del lavoro, ma ce le ricordiamo le cose. Troppo da tutti i governi dalla sinistra alla destra, e voi siete corresponsabili di quello che sta succedendo. Non è che siete innocenti di quello che sta succedendo. Dovete assumere. Se noi siamo in cassa integrazione non lavoriamo, la colpa è anche vostra. Si attende il 22, data dell'assemblea dei soci, mentre montano rabbia, amarezza e delusione. Noi vogliamo vivere di lavoro degno, di un lavoro sicuro, di un lavoro che sia rispettoso di ambiente e di salute.